lasciate libero lo spazio, per favore. Thank you.
evidenza reverentissima, da quanto già negli ultimi mesi dello scorso anno ha avuto la compiacenza di accettare l'invito per il nostro secondo congresso eucaristico, in varie successive circostanze e modi appropriati, ha confermato il desiderio di essere con noi. Oggi si realizza con la sua disponibilità e a nome di tutto il clero, dei fedeli, delle autorità civili e militari, la ringrazio benissimamente. Perché il segretario di Stato di Sua Santità, all'evento ecclesiale speciale del congresso eucaristico, ma di carattere diocesano, certamente non per registrare una presenza prestigiosa, quale ovviamente lo studio, ma soprattutto per avvertire più da vicino, più calorosa, quasi diretta, la comunione con il Santo Padre. In lei, il primo suo quotidiano diretto e peculiare collaboratore, noi abbiamo a vedere la profetica vicinanza di Padre Francesco, proprio nell'atto più alto e solenne, perché sorgiva e supremo, la celebrazione dell'Eucaristia, il sacramento che nasce la Chiesa e che accompagna la Chiesa della vita fino al giorno dello svelamento dell'amore eterno della celeste luce. Il Papa, i Vescovi, sono sempre ricordati al Signore nella natura come segno effettivo di comunità della vita. Nel presiedere a questa solenne concelebrazione ci sentiamo come intorno a Santo Padre. Voglio comperarvelo appena avrò modo di vederlo e assicurarlo della piena sintonia con il suo magistero di insegnamenti e di disegni. Siamo giunti ad oggi dopo una settimana intensa di preghiera alla scuola del discorso della montagna, sull'invito comando di Gesù e della Chiesa. Fratello, per celebrare gli eventi santi misteri, va prima riconciliato, poi torno. E tutto questo con accento domenica scorsa la Santissima Trinità, eletta per Dona Giovanna, sorgiva dell'unione della pace per fratelli. Pietro e Paolo diverso si abbracciano e stringono nella Trinità, l'icona di tutti i Dio. Questa santa Eucaristia, la processione e la benedizione eucaristica che chiuderanno il nostro convegno, abbiamo voluto ospitare nella parrocchia di Sant'Anna Patanoso, nella chiesa dedicata al primo parroco dalla presta canonizzata, apostolo dell'Eucaristia. Qui a Giugatau, il centro geografico più popoloso della Gallia e anche della questione problemi, ma numeroso e pieno di speranze per tanti uomini di buona volontà. Questo edificio, sotto con intelligenza lucidante ecclesiale e finanziato con l'otto per mille della Chiesa italiana, su un terreno con scala d'andrangheta, e oggi suono sacro, approdo di silenzio, di preghiera, di vera pace desiderata e di riconciliazione con Dio misericordia. Questa è la casa di tutti, che nessuno esclude per lasciarsi abbracciare dalla permanente misericordia di Dio. Questa è la casa di Matteo il pubblicano, di Zaccheo il santore calmo dell'Imposto Imperiale di Roma, di Simone il quale sia distratto e imperfetto il secondo di Gesù. Questo è il Pozzo di San Mattia e la piazza della Vita. Questo è il Golgota, teatro fino alla fusione del Santo e del Figlio di Dio, che riconcilia i fratelli con il Padre. Qui la Maddalena è a casa sua e il buon amore assicurato.
della Pentecoste dello Spirito, dove vorremmo che si sperimentasse l'acqua della comunione autentica. Questo è per eccellenza il tempio della divina misericordia, con le porte sempre aperte durante il giorno e indicare l'accoglienza senza chiusura di un padre che attende. Con il ritorno delle sue pareti, dell'ampiezza degli spazi, per richiamare la purezza donata senza limiti. Questa vorrebbe essere la stazione della Via Crucis, che si pone nel flusso delle strade di accesso alla città e che ricorda le strade di Palestina, disseminate dai piegati del corpo e dei piegati dello spirito, ad invocare pietà del Signore che passava. Questa vorremmo fosse diventasse cattedrale di misericordia riacquistata da tutta la casa. E un Dio che in Cristo, con le braccia allargate, continua a offrire il suo amore che salva. Qui vorremmo, in questo giorno benedetto, fare esperienza concreta del perdono dato che cambiato con il fratello, autenticamente, per celebrare l'edifica della verità di Santo Cristo. Quando ci apprestiamo a fare in fede nella sua divina parola e nella magna presenza del Signore. Grazie di mezzo per la condivisione della comunione con le chiese sulle le vicine, rappresentando la vescovità su eccellenza Monsignor Monsignor Tonini e nelle altre chiese sorelle della Calabria, nella persona del Presidente della Conferenza di Suppale Calabria, su eccellenza Monsignor Vincenzo. Thank you.
Passa subito, sì. Ma
prima. Mettiamo in cammino per le strade della nostra città per confermare la nostra fede nella presenza eucaristica di Cristo. Questo camminare insieme, uniti nella fede in Gesù, vuole rendere visibile la nostra caratteristica di popolo di Dio. Siamo nel mondo, ma non apparteniamo a questo mondo. Stiamo camminando verso la casa del Padre che ci aspetta e che ha preparato un posto per ciascuno di noi. Camminiamo per le vie della nostra città, recando il corpo di Cristo nascosto nei nostri cuori e ben visibile nello stensorio. Accompagniamo il pane di vita immortale per le strade della nostra città. Adoriamolo e attorno a lui si stringerà la Chiesa, ostensorio vivente del Salvatore del mondo. Con umile fierezza scortiamo il sacramento eucaristico lungo le nostre strade, accanto alle case dove la gente vive e gioisce. Senza la sua luce che dà senso all'esistenza e alla morte, al presente e al futuro, di fronte a questo mistero di amore, la ragione umana tocca la sua finitezza e si apre allo stupore riconoscente e grato. Lodiamo il Signore che vuole la nostra santità. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. A te la gloria, o Signore, che sei venuto tra noi peccatori e ti sei fatto nostro fratello. Rimani con noi e indicaci la via del perdono e della misericordia. Gloria a te, Signore. A te la gloria, suggellato l'amicizia
spezzando con noi il pane. Hai acceso il nostro cuore perché riconoscessimo in te il Messia, il Salvatore di tutti. Così facendo sei entrato in noi. Mentre ora stiamo ritornando dai nostri fratelli e il fiato quasi ci manca per l'ansia di arrivare presto, il cuore ci batte forte per un motivo più profondo. Dovremmo essere tristi perché non sei più con noi, eppure ti sentiamo felici. Noi ti adoriamo. Dei pani. Non permettere che io sia ricco e benestante quando vicino a me ci sono poveri che attendono un mio gesto. Resta con noi, Signore, la sera. Resta con noi, non ci lasciar la notte mai più scenderà. Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor. Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà. Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor. Voglio donarti queste mie mani, voce scenderà. Resta con noi. Ha donato il suo corpo e il suo sangue per la vita del mondo. Riuniti nella preghiera di lode, invochiamo il suo nome.
Preghiamo insieme e diciamo: Cristo pane del cielo, donaci la tua vita. Cristo pane del cielo, donaci la tua vita. Cristo figlio del Dio vivo, che ci hai comandato di celebrare l'Eucaristia in tua memoria, fa che vi partecipiamo sempre con fede, amore e beneficio di tutta la Chiesa, preghiamo. Cristo pane del cielo, donaci la tua vita. Cristo, uno e sommo sacerdote, che ha affidato ai tuoi sacerdoti i santi misteri, quanti si nutrono di uno stesso pane, accresci nella nostra comunità parrocchiale la fraternità e la pace, preghiamo. Cristo, pane del cielo, donaci la tua vita. Cristo, che nell'Eucaristia ci offri la certezza della risurrezione, dona la salute agli infermi e il perdono ai peccatori, preghiamo. Cristo, pane del cielo, donaci la tua vita. Tantum ergo sé, tanticum documentum, na voce latri tui, preset fide supplementum, sexum defectui, genitori, genitori. Preghiamo, concedi, o Dio Padre, ai tuoi fedeli, di innalzare un canto di lode all'agnello immolato per noi e nascosto in questo santo mistero, e fa che un giorno possiamo contemplarlo nello splendore della tua gloria, per Cristo nostro Signore. Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel Santissimo Sacrificio di riconciliazione, è il memoriale della Santa Cena, umile gesto di Cristo Salvatore, che con il suo sangue redime ogni uomo.
questo vuol riconciliarti e offri al mondo il cibo dell'amore, dono di grazia, di misericordia, pegno di salvezza per la vita eterna. Invitati al banchetto di nozze dell'agnello, mistero del corpo e del sangue del Signore, veniamo all'altare con azimi d'amore, segno di speranza, di pace e di unità, sacrificio di riconciliazione. È il memoriale della vera Pasqua. Questo piccolo preghiere che sale al cielo, il ringraziamento a tutti voi che avete partecipato con devozione, con fede e con attenzione. Il rinnovato ringraziamento a chi ha lavorato e collaborato. Un saluto particolare a Monsignor Sua Eccellenza Bertolone, che ha voluto con noi condividere tutto il momento della processione. Grazie Eccellenza, grazie, grazie. In lui abbiamo le chiese di Calabria come presidente della Conferenza Episcopale Calabra, ed è bello che la Chiesa, che nasce dall'Eucaristia, vive insieme nell'esperienza comunale la stessa Eucaristia. Adesso, ritornando alle nostre case, ricordiamoci che domenica prossima è la festa solennità del corpo e sangue del Signore, e portiamo dentro di noi in ciò che faremo in quel giorno tutto ciò che in questi giorni abbiamo in qualche modo assimilato. Chiedendo al Signore che le consegne che ci siamo dati ieri sera possano fruttificare con la nostra buona volontà e il suo sostegno. Grazie a tutti, andate in pace se volete, ma nella pace restateci sempre. Grazie. Sono portatore di colpo marchio. Io mi trovo bene. E non mi romperanno l'aereo. Vedi? Tutti qua. Ma no, non si vede un cammino.